un hub importante che vede collocato appunto a Teramo, nella città capoluogo della nostra provincia, e sarà l'unico hub per, sia per la terza vaccinazione, per il completamento delle altre vaccinazioni, a cui si aggiunge appunto l'8-2 dell'ospedale, per dove lì andremo a vaccinare i fragili e il personale medico. E viene fatta nel segno di continuità, perché fino a domani vaccineremo negli altri hub e da lunedì inizieremo qui, in maniera tale che vi sia continuità in un importantissimo servizio, in un'importantissima attività che noi dobbiamo svolgere, perché abbiamo constatato che è l'unico strumento per combattere il virus. Siamo fra le prime regioni in Italia, se guardiamo le dosi somministrate sulla popolazione. Siamo credo i primi per quanto riguarda la scuola, avendo raggiunto il 100%, che è un risultato stratosferico. Ora è chiaro che c'è la terza fase, nella terza fase i medici di medicina generale, i farmacisti avrebbero dovuto giocare un ruolo determinante, però insomma questo ovviamente c'è bisogno forse ancora un po' di tempo e ci è stato chiesto di affiancarli. Dietro indicazione dell'assessore Verì abbiamo rivisitato il numero degli hub, a partire appunto proprio sia nella qualità che nella quantità, quindi sia negli aspetti proprio tecnici che anche nel numero. Abbiamo concentrato qui, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, fino a ieri con l'università, che ringrazio, abbiamo appunto messo in piedi questo hub in una struttura che io conosco bene, che mi piace molto, e quindi sono proprio contento che è venuta molto bene. Chiuso l'hub dell'università, che ringrazio nella persona del rettore e di tutta la comunità universitaria, si partirà con l'hub al Parco della Scienza, che quindi offrirà uno spazio importante per le prossime settimane, i prossimi mesi. Speriamo insomma di poterlo chiudere il prima possibile, perché vorrà dire che saremo usciti fuori dall'emergenza pandemica, ma questo significa che dovremo assolutamente completare la campagna vaccinale e muoverci tutti nel senso di responsabilità che ci ha contraddistinto in questo anno e mezzo. Il vaccino è l'unica strada, come dice il Presidente della Repubblica, per consentirci la libertà e per restituirci uno spazio di vita che sia fuori dall'emergenza pandemica.